Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Paura in autostrada, un'autocisterna si ribalta e finisce in una scarpata Metteva segno furti nei negozi insieme alla figlia di 10 anni, arrestato Furto sventato in un negozio di sport a scoraggiare i ladri sono stati nebbiogeni entrati in azione. Dopo il telegiornale in diretta missione salute con i medici del reparto di pneumologia. Questo è il telegiornale Occhio alla notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale subito in eh, autostrada, in A14, per eh, vedere le immagini che ci sono arrivate poco fa eh, dall'autostrada, dalla corsia eh, dove, sud, dove eh, praticamente eh, poco dopo eh, le 13 di oggi una cisterna che eh, un conteneva. Del liquido, eh, lattice liquido si è ribaltata, ed è finita come vedete nella scarpata. Siamo, come dicevo, eh, sulla corsia Sud poco dopo l'uscita della galleria di Novilara, al chilometro 165-500. Si tratta di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 13 di oggi. Il pesante mezzo proveniente dal nord Italia eh, trasportava lattice liquido. L'autista ha perso il controllo finendo. In questa scarpata e rovesciandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale autostradale di Fano che hanno chiuso la prima corsia per un paio di ore per consentire ai mezzi di soccorso di recuperare l'autista che ha riportato per fortuna solo lievi ferite ed escoriazioni ed è stato trasportato per accertamento all'ospedale Santa Croce di Fano. Poi eh, la corsia è stata liberata, il traffico non ha subito rallentamenti, tuttora come potete vedere da queste immagini è comunque un traffico scorrevole. Le operazioni di recupero sono ancora in corso da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Pesaro con l'utilizzo di alcuni eh, mezzi speciali. E' una bambina di 10 anni costretta a rubare dal padre. No. Vado. Una bambina, una bambina di soli dieci anni costretta dal padre a rubare. I carabinieri hanno arrestato il genitore. È stato individuato ed arrestato dai carabinieri di Pesaro l'uomo che aveva messo a segno diversi furti in esercizi commerciali in compagnia della figlia di appena dieci anni. È un cinquantenne originario di Pesaro ma residente da diverso tempo nel Riminese che entrava in negozi di arredamenti, rivendite di bagni o anche cliniche odontoiatriche e mentre lui distraeva i commessi con richieste di preventivi o di informazioni, la bambina ne approfittava per intrufolarsi in uffici e retro bottega ed impossessarsi dei soldi contenuti nei portafogli che trovava. Dopodiché si allontanava assieme al padre. Questa tecnica avrebbe fruttato al cinquantenne una somma che si aggira attorno ai 1.600 euro per i sette furti che gli sono stati attribuiti. A consentire ai carabinieri di risalire all'identità dell'uomo e arrestarlo è stato il numero parziale di targa di una vecchia Ford segnalata da una commessa di uno dei sette negozi visitati da padre e figlia. L'uomo, interrogato dalla Jeep, ha ammesso ogni responsabilità, sostenendo di averlo fatto per difficoltà economiche. Ora il giudice ha deciso di lasciarlo in cella e ha affidato al Tribunale dei Minori la decisione sul futuro della bambina. Nell'ultimo mese, dall'inizio del mese di ottobre, il nucleo operativo Radiomobile eh, si è interessato proprio di questa attività eh, di indagine su una serie di furti avvenuti con lo stesso modus operandi all'interno di tutti gli esercizi commerciali, vendita di arredamento, materiali per il bagno, arredo bagno e anche qualche clinica medica. E le modalità erano sempre le stesse, due persone, un uomo soprattutto della superiore ai 50 anni che era accompagnato da una bambina che entrava in questi negozi. Si accorgevano poi del, del furto, dell'ammanco di denaro anche la sera o il giorno successivo, denaro che era custodito all'interno di borse, portafogli, e in luoghi anche non, non direttamente aperti al pubblico. E quindi attraverso questa indagine minuziosa da parte della, dei carabinieri del Nucleo Operativo di Radimobili siamo riusciti a ricollegare tutti, tutti i fatti, a trovare tutto un quadro probatorio eh, nei confronti di questo cinquantenne pesarese domiciliato da tempo fuori dalla, dalla nostra provincia, nel Riminese, eh, sul conto del quale, coordinati dalla, dalla Procura della Repubblica di Pesaro, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del GIP del Tribunale di Pesaro. Ed è stata eseguita proprio in questi giorni e l'ultimo episodio risale al, al 4 di novembre. Stiamo vagliando ulteriori denunce presentate nel, nell'ultimo periodo e quindi le indagini continueranno in questo, in questo ambito. I militari della compagnia di Pesaro, intanto guidati dal capitano De Gori, proseguono nell'attività di indagine per intrecciare altre denunce fatte per furti simili anche nella vicina provincia riminese. L'altra sera, sera c'è stato un tentativo di furto in un grande negozio di articoli sportivi che si trova a Bellocchi di Fano. I ladri però se ne sono dovuti andare perché avvolti dalla nebbia. È da poco passata la mezzanotte quando ignoti, dopo aver rafforzato una porta del negozio di articoli sportivi, probabilmente con un arnese da scasso, hanno arraffato velocemente i capi nelle vetrine vicine all'entrata. Scarso bottino quindi, pochi capi nelle mani e sono costretti ad desistere dal loro tentativo di furto, dato il fumo denso e fitto che gli impedisce ogni visuale e che aveva saturato in pochi secondi l'intero locale. Ora per stabilire la reale entità del danno che non dovrebbe superare alcune centinaia di euro si dovrà fare un inventario preciso ma a scongiurare il peggio è stato ancora una volta un innovativo ma estremamente efficace sistema di sicurezza di ultima generazione, il Nebiogeno. Eh, si tratta dei dispositivi nebbiogeni, sono dei dispositivi che eh, creano una nebbia molto fitta, eh, chiaramente è un prodotto non tossico che non lascia residui all'interno del locale, che evita che il furto venga attuato dai ladri. Quindi oltre al sistema d'allarme che chiaramente ha solo un... Uh, Tradizionalmente un sistema dissuasivo, quindi con una sirena e al limite avverte gli istituti di vigilanza e le forze dell'ordine, in questo caso abbiamo dei dispositivi attivi che riempiono il locale di questo fumo eh, atossico appunto. Diciamo che il, il prodotto è il sistema è immediato, quindi nel momento in cui l'intruso entra all'interno del locale. Eh, partono questi dispositivi che possono essere più di uno in base alle dimensioni del locale e riempiono eh, l'attività commerciale, perché spesso si parla di attività commerciali in questo caso, di questa, questo fumo, questa nebbia eh, molto densa che non permette al ladro di eh, riuscire a portare via le, i beni all'interno del locale, che sono all'interno del locale. Il dispositivo è eh, compatto, ha all'interno una piccola caldaia eh, che eh, vaporizza un liquido che può avere un aroma a limone o alla menta, quindi è completamente non nocivo, e, eh, però crea questa, questa nebbia molto densa che eh, appunto non permette al lato di vedere. Sul posto, allertati da alcuni automobilisti in transito nella vicina superstrada, allarmati per il denso fumo, una squadra dei Vigili del Fuoco di Fano. Ad indagare sul furto i carabinieri fanesi, coordinati dal capitano Alfonso Falcucci, ma data l'assenza di videosurveglianza esterna, resta ancora incerto sia il numero dei componenti della banda che la via di accesso, nonché quella di fuga. Sabato mattina alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere Vallato a Fano i funerali di Costantino Nigra, l'anziano 75enne che ha perso la vita cadendo dalla sua bicicletta mentre accompagnava a casa la nipotina di 8 anni appena uscita di scuola. L'uomo è morto per aver battuto il capo sul cordolo del marciapiede. E... E per lui non c'è stato nulla da fare. Cambiamo argomento. Sabato 12 novembre alle 11 verrà riaperto al pubblico il belvedere della Darsena Borghese, il seicentesco porto di Fano nei pressi della Liscia, Canale Albani. La riapertura avviene dopo i lavori di restauro. Della terrazza, lavori per un importo di 110.000 euro effettuati in questi ultimi mesi sotto la sorveglianza della soprintendenza delle marche. La storia di Fano vista da chi ha creduto nel valore della cooperazione come strumento di solidarietà e sviluppo economico. E questo è l'argomento dell'incontro pubblico, ingresso libero, in programma venerdì alle 17.30 nella sala della Fondazione Cassa dei Risparmio di Fano in via Montevecchio 114. E in quell'occasione sarà presentato il volume scritto da Giorgio Tonelli dal titolo Storia e storie delle cooperative di Fano e altre storie di imprenditori. Ci fermiamo qui, il telegiornale è un po' più breve perché eh, ci sono già gli ospiti in studio eh, di Missione Salute. Questa sera è una puntata, come sempre, molto interessante. Ci sono i medici del reparto di pneumologia dell'azienda ospedaliera Marche Nord. L'informazione torna sul canale 17 domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio e giornali, la rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Arrivederci.